Siamo lodati Gesù e Maria. All'inizio di queste brevi riflessioni, io vi invito a pregare con me, Gesù, che ci conceda una grazia grande, perché da questo momento in poi comincia un tempo che è di contemplazione orante, più che di tante parole. Quindi si tratterebbe di cercare di entrare dentro il cuore di Gesù. Non è un'operazione molto molto semplice. Cosa viveva il cuore di Gesù? Questa celebrazione ricordo, come tutti sapete, l'istituzione dell'Eucaristia, l'ultima cena. Gesù ha istituito contemporaneamente l'Eucaristia e ha ordinato i primi sacerdoti, anzi i vescovi, quelli erano gli apostoli, dicendo fate questo in memoria di me, no? Quindi questi due doni, questi due sacramenti, l'Eucaristia e l'ordine sacro, che nascono questa sera nel Cenacolo, sono i due sacramenti dove Gesù è più coinvolto di tutti, perché, capite, nell'Eucaristia c'è lui in persona. Nella Messa, sapete che nell'ultima cena lui ha anticipato quello che sarebbe successo il giorno dopo, perché la Messa, ricordiamolo sempre, è il Calvario presente. Se vogliamo proprio dirle in due parole, Gesù lo ha richiamato la sera prima, perché capite, quando si celebra la Messa noi abbiamo corpo e sangue di Cristo separati l'uno dall'altro. Quando è che il corpo e il sangue di Cristo si sono trovati separati l'uno dall'altro? Quando Gesù ha sofferto la passione e la morte sull'altare, non succede niente di diverso di quello che è successo nel Venerdì Santo, come diceva Paolo VI, è solo il modo diverso. Quindi Gesù non soffre nella sua carne viva, ma il Calvario è qui, capite? La Messa, ricordiamo sempre, non è un rito, non è un ricordo dell'ultima cena. Ogni tanto, capite, domandino da ragazzi del catechismo, che cos'è la Messa? La Messa è il momento in cui ascolto la parola di Dio. No, l'ascolto della parola di Dio è la prima liturgia della parola della Messa, ma il cuore della Messa è la rinnovazione del sacrificio della croce, capite? Ecco perché anche espressione, cioè la Messa è una festa. La domenica, la Messa domenicale, si celebra nel contesto del giorno di festa per la Chiesa, che è la risurrezione del Signore. La Chiesa è in festa perché il Signore è risorto, ma sull'altare si celebra sempre il sacrificio del Calvario, capite? Quindi certo noi siamo felici che il Signore è risorto, ma la Messa è sempre questo, capite? Quindi è il cuore di Gesù, il suo mistero di amore che si fa presente a noi. La santa comunione che noi facciamo, che cos'è? È la partecipazione, dice la Chiesa, al sacrificio in atto. Domenica scorsa io ho citato un passo della catechesi di Papa Francesco di una settimana fa, dove parlava dell'importanza della comunione sotto le due specie, che noi facciamo da diverso tempo. Voi capite, se io ricevo la comunione sotto le due specie, che cosa ricevo? Il corpo di Cristo bagnato del sangue. Non è più comunione della comunione normale, ma mi ricorda, capite, che io sto comunicando a Cristo crocifisso, capite? Non è un gioco, capite, non è una caramella, non è un simbolo, non è un gesto da fare a cuor leggero. Sapete che nel Vangelo di San Giovanni la lavanda dei piedi, che faremo anche qui questa sera, che è un gesto, non è il cuore di questa celebrazione, anche se ha un suo significato, nel Vangelo di San Giovanni la lavanda dei piedi sostituisce il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia. Perché? Non soltanto perché gli altri tre sinottici avevano raccontato l'istituzione dell'Eucaristia, quindi non c'era bisogno, nessuno parla della lavanda dei piedi se non nel Vangelo di San Giovanni. Ma che cosa dice Gesù? E quando ha lavato i piedi agli apostoli Gesù? Allora, voi sapete che l'Eucaristia è stata istituita nel contesto della Pasqua ebraica, prima lettura di oggi, la cena pasquale, l'agnello che fu immolato ai tempi di Mosè, la notte della strage dei primogeniti. Quell'agnello era figura di quale agnello? Cosa diciamo prima di fare la comunione? Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Noi siamo stati bagnati dal sangue di Cristo, non dal sangue di un animale irragionevole. Per questo che il giorno di Pasqua si mangia l'agnello, tra virgolette. Cioè anche tutte quante le tradizioni delle nostre nonne hanno un significato molto profondo, non è una cosa fatta tanto per
fare, mangio l'agnello perché è tradizione. Sì, tradizione, ma una tradizione collegata con il mistero della fede che celebriamo. Allora, loro consumano la Pasqua. Dopo la cena, Gesù istituisce l'Eucaristia, ma prima di istituire l'Eucaristia compie questo gesto. Perché? Lo spiega, no? Quando San Pietro si vuole lavare i piedi, dice: attenzione, chi ha fatto il bagno è tutto puro, ma ha ancora bisogno di lavarsi i piedi. Che significa questa cosa? E spiega anche: voi siete puri, ma non tutti. Parlava di Giuda, io un piccolo riferimento drammatico ma doveroso, poi vorrei farlo anche per l'edificazione che noi ne traiamo, no? Per fare la comunione, come dobbiamo essere noi? Dobbiamo essere puri, che ci insegna la Chiesa. Niente comunione se non c'è una confessione fatta bene, perché noi andiamo a ricevere non un effetto sacramentale, andiamo a ricevere Gesù Cristo in persona, capite? E l'effetto della comunione funziona se noi siamo puri. Vi faccio una domanda: Giuda, secondo voi, ha fatto la comunione? Gliela ha data la comunione Gesù nel cenacolo, sì o no? Chiaro o no? Giuda ha fatto la comunione. Giuda è stato ordinato vescovo da Gesù insieme a tutti gli altri apostoli? Sì. Che effetti ha avuto da questi due doni? Capite? I doni più grossi che possa fare Gesù a un essere umano: dargli l'Eucaristia e ordinarlo vescovo. Cioè, è ordinato prete, come me, una cosa grossa, quello di vescovo è proprio il massimo, no? Che effetti gli hanno fatto? Che è uscito dal cenacolo, è andato dalle guardie, è andato nel Getsemani a tradire Gesù. Come? Gesù glielo dice, gli ha scappato, dice: ma con un bacio mi tradisci, avventate qualche altra cosa, ma con il segno dell'amore poi ha tradito per 30 denari, 4 soldi. Allora noi dobbiamo farci una domanda: che succede? L'Eucaristia non funziona? I Giuda non ha funzionato? L'ordine sacro non funziona? Qual era il problema? Che Giuda non doveva, non poteva né stare lì né farsi la comunione. Avrebbe dovuto avere il buon ritegno neanche di partecipare all'ultima cena. Domanda ancora: Gesù i piedi che la lavavi a Giuda? E cosa significa questo gesto? Dice: chi è puro ha bisogno di lavarsi i piedi. Cioè, Gesù se l'ha voluto preparare lui. Cioè, quando noi facciamo la comunione, cosa che dobbiamo stare in grazia di Dio, la confessione, specialmente chi fa la comunione frequente, te deve fare la confessione frequente, non deve tacitare la tua coscienza dicendo: a me non mi sembra, tu confessa, specialmente quando poi ti viene il sospetto che hai fatto un peccato grave. Ma questo non basta, devi lavarti i piedi. Lo so, sapete che ogni volta facciamo la messa ci sono dei gesti liturgici che richiamano la lavanda dei piedi. Sapete quali sono? Noi appena partizione della croce, che cosa diciamo? Confesso a Dio Onnipotente, facciamo un atto di umiltà e chiediamo il perdono del Signore. E io vi do una piccola soluzione, perché dico: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Questo anche se ti hai confessato 5 minuti prima, ma fatto lo stesso. Prima di fare la comunione, cosa dice il sacerdote? Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E noi che rispondiamo: o Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Cioè, io lo so che anche se mi sono confessato 5 minuti fa non mi dovrei neanche azzardare ad accostarmi alla comunione, ma accosto perché tu mi inviti, ma ti faccio questo gesto estremo di umiltà. Quando il sacerdote spezza il corpo di Cristo, cosa diciamo tutti insieme? Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi, quindi invochiamo la misericordia. Dice: ma come, se appena confessate, quante volte la invochiamo questa misericordia? Ma la dobbiamo invocare tante volte, perché chi la può fare la comunione? Vi dico sempre: se uno dovesse guardare a chi è degno, sapete chi è l'unico degno di fare la comunione? C'è sta soltanto una creatura in tutto l'universo che si può fare la comunione, sapete chi è? È la Madonna. Al di fuori della Madonna nessuno potrebbe fare la comunione. Certo, noi la facciamo, no? Ma la facciamo con questa attenzione, questo gesto che Gesù fa: ti lavo pure i piedi, è un gesto simbolico, perché i piedi, capite, i piedi è inevitabile che si sporcano. Quindi se tu sei confessato 5 minuti fa, da 5 minuti fa, quando devi fare la comunione, già hai fatto qualche peccato di pensiero, sta tranquillo, e forse non solo di pensiero, perché
nella nostra condizione misera è impossibile che non combiniamo qua in continuazione. Quindi ci vuole questa grandissima umiltà per fare bene dal mondo. Concludo la figura di Giuda. Questo ci fa capire che i sacramenti, perché funzionino, devono avere in noi le dovute disposizioni. Ci fa capire anche un'altra cosa. Gesù gli ha lavato i piedi a Giuda. Gesù a Giuda gli ha dato la comunione e Gesù a Giuda l'ha ordinato vescovo. Quindi era cattivo Giuda? Sì. Come era trattato Gesù? Come tutti gli altri, umiliandosi davanti a lui. Allora, e noi come dobbiamo trattare quelli che sono cattivi? Che vogliamo fare? Ah, cioè, non ha libro, questo non sopporto proprio, sei sicuro? Poi te lo senti dinanzi al nostro Signore, dici, e che ti dice il nostro Signore? Dice, guarda che io l'ultima cena a Giuda gli ho lavato i piedi, io lo sapevo che tra meno di due ore, tre ore avrebbe venuto a consegnare, sarebbe venuto a consegnarmi dando un bacio sulla guancia o forse sulle labbra, secondo qualche testimone. Che ho fatto io? Quindi Giuda è anche il mistero della nostra libertà, capite? Cioè, anche i sacerdoti non capiscono questo Signore. Loro parlano, i fedeli, dicono tante cose, no? Un fedele può ascoltare o non ascoltare. Io posso dire a voi, figlio mio, prima da fatta la comunione, ma pensaci bene, te lo dico per bene tuo, perché se ti fai una comunione fatta malamente, quella cosa se la smuta in veleno, a Giuda gli ha fatto niente, capite? Poi dice, non mi importa niente, per me confessarsi non serve, vado lo stesso a fare la comunione. Capito? Questo è il mistero della nostra libertà, capite? Libertà di cui poi noi risponderemo davanti al nostro Signore. Ecco, da parte nostra l'insegnamento di questa celebrazione è fare il bene sempre, comunque e a tutti. Se il Signore ci ha mandato qualche Giuda nella nostra esistenza, rallegriamoci molto, perché vuol dire che ci ha trattato come ci ha trattato il suo Figlio, e a Giuda lo trattiamo meglio che tutti gli altri. Alcuni santi che hanno visto la passione di Gesù raccontano che quando Gesù ha lavato i piedi a Giuda l'ha fatto con più amore ancora che tutti gli altri, sperando che almeno quel gesto gli intervisse un pochino il cuore. Non è andato così. Questi sono soltanto dei piccoli accenni al mistero del cuore di Gesù e del suo amore che pulsa nell'Eucaristia. Chiediamo alla Madonna, l'omelia deve terminare qui perché devono parlare i segni in questa celebrazione, chiediamo però alla Madonna ci aiuti a comprendere quanto questa sera, quanto questa liturgia, quanto questo dono inestimabile dell'Eucaristia sia il centro del cuore di Gesù e ci doni anche un immenso amore di gratitudine, capite? Cioè, non andare a messa perché è una cosa brutta, perché questa invenzione dell'amore che Gesù ha fatto, uno dice, non importa niente, e Gesù è sempre buono, zitto e se ne prende tante insomma da noi, no? Ecco, però chi ti vuole bene, chi lo ama dovrebbe fare a gara insomma per dire a Gesù un grandissimo grazie e ricambiare il suo cuore con tutto l'amore di cui è capace il nostro povero cuore, che poi è l'unica cosa che vuole da noi, Gesù vorrebbe da noi soltanto un po' d'amore, quanto ne siamo capaci, il ricambio dell'infinito amore che ha depositato per noi in questo grande mistero. Siamo lodati Gesù e Maria.